Allora, buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV, altra puntata di Voci Transnazionali che registriamo questa sera con Shadi Amari. Shadi Amari è un giornalista siriano in Italia e ovviamente, come ormai conoscete, perché su Libri TV è già stato presente, ci dà informazioni un pochino sulla vicenda drammatica e purtroppo difficoltosa. Nel trovare appunto una ipotesi di soluzione sulla Siria, la vicenda siriana, soprattutto per quanto riguarda drammatiche, per quanto riguarda la popolazione, e tutta, diciamo, l'epopea un po' del regime di Assad che è messo in qualche modo sotto attacco, però nello stesso tempo non pare che resista bene in modo usando anche appunto degli strumenti abbastanza cruenti nei confronti appunto della popolazione. E nell'ambito appunto di tutta questa grossa centro di peraltro violazione dei diritti umani, che poi è quello nei confronti proprio della popolazione, e un'area appunto quella là della Siria, dell'Iran, che è effervescente, drammaticamente effervescente. Parleremo appunto anche con Shadi di questo appuntamento del 22 gennaio, una conferenza appunto di pace a Montreux, che potrebbe aprire un'ipotesi di accettazione di una transizione. Vedremo un pochino con Shadi quanto può essere credibile questa cosa, cosa ne pensa, e ovviamente gli aggiornamenti per quanto riguarda gli accadimenti più recenti. Se appunto la recrudescenza, cioè o meglio la difesa di Assad continua ad essere così violenta nei confronti della popolazione civile e tutto quello che poi è il fronte, diciamo, appunto dell'opposizione che un pochino sembra un po' sfrangiarsi. Ecco, Shadi, dove vuoi cominciare tu? Io ti do la parola. Buonasera a tutti. Intanto, beh, comincio con una notizia che non è una notizia per i giornali italiani: il fatto che sono morti 70 ragazzi che tentavano di rompere l'assedio della città di Homs, che dura ormai da 2 anni. Hanno scavato un tunnel sotterraneo dalla parte assediata alla parte sotto il controllo del governo. Loro sono nei quartieri centrali, circondati dalle forze governative. Sono sbucati nel granaio, insomma, dove si tiene la farina, perché ci sono migliaia di persone all'interno della città, quella assediata, che non hanno più da mangiare, che sopravvivono con pochissimo dentro, e ci sono tantissimi morti di fame, poliomielite, denutrizione. Sono sbucate loro in questo granaio, e poi c'è stata una soffiata, probabilmente, ai servizi segreti siriani, nel quale ha causato che poi l'esercito regolare siriano ha sparato dei colpi contro il granaio, provocando quindi la distruzione di questo edificio, e sotto le macerie sono morte questi 70 giovani che tentavano di portare del mangiare all'interno della città. È chiaro quindi che la situazione dentro diventa drammatica, perché non è soltanto Homs a essere assediata, ma è anche il campo profughi palestinese di Yarmouk a Damasco, dove ci sono anche lì diversi morti di fame. Io ho notizie di almeno 18 palestinesi che sono già morti per disfinimento, per la fame, e quindi anche bambini, casi di denutrizione pesanti. E ci sono altre zone in Siria che sono assediate, stanno adoperando l'assedio medievale, quello per sfiancare la popolazione all'interno e così poi per entrare. E l'ultima cosa: io non credo che nessuna, almeno con questi presupposti, conferenza di pace come quella di Montreux che devono andare a fare, quella degli amici della Siria, porterà a una soluzione. Primo, perché non ci sono prerequisiti che vengono messi al regime siriano per partecipare, cioè non è la scarcerazione. La comunità internazionale non ha detto al regime: tu partecipi se vai a scarcerare gli oppositori politici che sono in prigione da 20-30 anni, o quelli giovani che sono appena entrati. Non gli è stato chiesto al regime di cessare i bombardamenti. Quindi come si fa a partecipare a una conferenza di pace se ancora ci sono in atto i bombardamenti? E
Transizione, quale transizione? Assad ha detto che si ricandiderà nel 2014, se lo fa vincerà le elezioni con il 99,9%, le ultime elezioni, quelle che ci sono state, le ha vinte più o meno con il 98%. E la cosa scandalosa poi, se questo accade davvero, la comunità internazionale deve sapere che sarà varata a breve una legge in cui per andare a votare bisognerà avere la carta elettronica in Siria per farlo, e chi può averla sono chiaramente quelli che sono dentro in Siria e che non sono ricercati dalle forze governative, perché bisogna recarsi ai centri della polizia, tutti gli uffici dell'anagrafe, molti uffici sono bruciati, e quindi si rischia che ad esempio vengano concesse soltanto una parte della popolazione siriana le carte d'identità per andare a votare, e a circa 7-8 milioni di persone praticamente non potranno esercitare il diritto di voto. E quindi questo già è un gravissima, secondo me, svista e gravissima colpa che bisognerebbe evidenziare di più. Eh sì, Shani, è drammatica. Adesso poi parleremo anche di tutto quanto l'aspetto, diciamo, dei profughi che sono tutti quanti nei paesi limitrofi presenti. Volevo chiederti, ci sarà la visita del ministro Zarif a Damasco nei prossimi giorni, del ministro degli esteri iraniano. Ecco, tu come leggi un po' questa visita? Nel senso, pensi che sia una sorta di stretta di accordi, di patti, in visione appunto di questa conferenza del 22, perché come anche Smaile, che abbiamo sentito da poco, ci dice, il regime siriano è un po' anche una stampella del regime iraniano. Ecco, cosa pensi, come pensi, cosa pensi che si siano detti, cosa pensi che stanno preparando? Sono d'accordo con Ismaele, credo che queste visite avvengano prima di tutto perché c'è, quello che viene meno detto, c'è una jihad sciita. Si parla molto della jihad sunnita, dell'Al-Qaeda, i gruppi fondamentalisti sunniti, ma c'è un recente articolo del Foreign Policy che dice che ci sono un numero di combattenti sciiti, quindi appartenenti a cui gli alawiti, la setta a cui appartiene il presidente, è una branca di questo, che sono in numero maggiore rispetto ai combattenti sunniti che sono arrivati al resto del mondo in Siria a combattere. Ci sono migliaia di Pasdaran, probabilmente ce ne saranno anche 10.000, non ci sono numeri certi, ma si dice migliaia, più addestratori, consiglieri russi all'interno. Quindi io credo sempre che non avvenga a caso, ma sia chiaramente in preparazione di un possibile incontro di Montreux, che è arrivato questo ministro iraniano, e poi anche per, appunto, perché il regime siriano è una stampella dell'Iran, in questo caso l'Iran è una stampella del regime siriano. Quello è che però bisogna dire che io credo che sia un po' vergognosa la visita che ha fatto Emma Bonino a Teheran recentemente. In Iran erano 10 anni che un ministro degli esteri italiano non andava a Teheran in visita. Lì è un po' l'atteggiamento che ha tutta la politica estera, qua in Italia, il nostro Ministero degli Esteri, che gioca un po' su tutti i tavoli, mette quel minimo indispensabile, perché poi hanno pochissime risorse per poter sedere ai tavoli, fanno una politica presidenzialista, ma non fanno una politica davvero reale. E in questo anche Emma Bonino che dice. Va a ruota dietro il regime iraniano piuttosto che va a ruota dietro Kerry, io lo trovo davvero di poco gusto. Era meglio terzi, devo dire. Ok, senti, io anche Ismail, diciamo, è molto critico su questa visita del ministro degli esteri italiano. Ci sta sicuramente un qualcosa che appare abbastanza oggettivo, che è, diciamo, questo sfrangiamento in qualche modo, se così possiamo chiamarlo, dei vari gruppi di opposizione. Peraltro, pare che sia sempre più presente in alcuni di questi gruppi, come ISIS, al-Nusra e così via, una sorta di iniziale approccio che è poco, in qualche modo, laico nei confronti anche riguardo alle donne e così via. Quindi l'ipotesi, la prospettiva
di mettersi nel dare legittimazione ad alcuni gruppi che poi ecco, non si capisce quanto poi siano rappresentativi del tutto o se non sono rappresentativi del nulla, può anche ovviamente date appunto queste informazioni, che poi ti chiedo ovviamente se sono più o meno esatte, secondo te può ovviamente suscitare perlomeno una certa prudenza nel dire insomma, ma qui si può passare anche dalla padella alla brace. Giusto, però io ricordo sempre che per 1 anno e mezzo non c'erano all'inizio questi gruppi in Siria, c'era una popolazione, una società civile, chiamiamola così, che è scesa in piazza in Siria pacificamente, non è stata supportata dall'estero, dalla comunità internazionale, in primis anche l'Italia, se vogliamo metterla, e poi dopo è scoppiato il conflitto armato e si sapeva dove andava a finire. Oggi noi raccogliamo quello che noi abbiamo seminato, non avendo seminato nulla. Anche l'Italia non ha seminato assolutamente nulla, raccogliamo la distruzione del tessuto sociale siriano e poi chiaramente il jihadismo di matrice di Al-Qaeda e questi gruppi fondamentalisti che sono esogeni alla Siria. Allora, quello che dico è che questi gruppi sono arrivati in Siria, quelli di Al-Qaeda, ma sono per la maggior parte combattenti stranieri. Secondo, c'è un recente articolo dell'ANSA, pubblicato proprio qualche giorno fa, dove è stato scoperto che uno dei capi dell'ISIS, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, era un ufficiale della Guardia Rivoluzionaria, della Guardia Repubblicana del regime siriano, che gestiva però una cellula di Al-Qaeda. Allora i rapporti tra il regime e Al-Qaeda arrivano già dal 2003, da quando è cascato Saddam Hussein. Terzo elemento, in questi giorni, diciamo da 2 settimane, è scoppiata una guerra tra i gruppi siriani, quelli dell'esercito libero, piuttosto che anche altri gruppi che hanno una matrice religiosa, contro Al-Qaeda e contro questi gruppi fondamentalisti, dove sono già morte 400 persone nell'arco di 2 settimane, perché i ribelli siriani hanno capito che chiaramente fare un patto con Al-Qaeda vuol dire farlo col diavolo. Allora la comunità internazionale, piuttosto anche a livello mediatico, dovrebbe mettere in risalto che chi combatte Al-Qaeda e il fondamentalismo in Siria non è il regime siriano, ma sono i gruppi dei ribelli. Perché il regime siriano non bombarda le postazioni di Al-Qaeda a Raqqa o a Aleppo? Perché invece sono gli stessi ribelli siriani, male armati, che vanno lì a combattere? Queste sono le grosse domande. Non sarà che il regime siriano usa Al-Qaeda perché Al-Qaeda è lo spettro, è lo spauracchio che l'Occidente adopera per legittimare il beato non fa nulla? Ecco, sì, questa è un'altra bella, diciamo, ipotesi che è anche inquietante, che riporta un pochino poi alla fine quello che poi è alla base ed è strisciante tutto quanto il discorso ad un grande conflitto di natura religiosa. Ecco, su questa cosa, io questa è una cosa che non so e che volevo chiederti, perché noi abbiamo anche sicuramente un'ignoranza di base per quanto riguarda il mondo islamico, un'ignoranza, diciamo, in qualche modo atavica. Che ci portiamo appresso da tempo. E come giustamente hai detto tu, Assad è un alawita che in qualche modo è considerato una specie di setta sciita e quasi eretica, insomma, una sorta di insomma di, non di fuoriusciti, ma insomma, ho letto che insomma, sono considerati una setta eretica. Allora ti chiedo, ma sono in accordo, per esempio, per quanto riguarda Assad, comunque sia, con l'Iran, insomma, lì ci hanno insomma, una certa ortodossia islamica, cioè per il mantenimento del potere, poi queste divisioni religiose sono coerentemente presenti oppure poi alla fine, appunto, supportandosi, come diciamo, uno con l'altro, si passano in secondo piano, pur appunto di mantenere poi i regimi in piedi. Bene, a livello politico io credo che la religione non c'entri mai. Lo scontro tra i sunniti e i sciiti è uno scontro che avviene a livello per un'agenda politica. La religione invece viene messa come la copertina di questi invece obiettivi politici che ci sono. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare un'area di influenza dell'Iran che taglia il Medio Oriente in due, che arriva sino al Libano, creando appunto con questo sodalizio con Assad, con il Maliki in Iraq e con Hezbollah in Libano, un asse
per tagliare invece gli interessi dei paesi del Golfo. Tutti seguono la loro agenda politica, la religione viene considerata ai livelli bassi, quelli della manovalanza che davvero si fanno saltare in aria, in Iraq, piuttosto che in altri paesi, perché credono in una vita ultraterrena facendo questo. Ma invece i veri capi, chi manovra tutto, non lo fa chiaramente per la religione o per la paura di Dio. Queste sono le principali motivazioni. In Siria, chiaramente, gli alawiti ci sono degli alawiti intellettuali, pochi, che sono a favore della rivoluzione. C'è la grossa maggior parte degli alawiti, che sono circa 2 milioni, invece, che sono con il regime, perché il regime, sin dall'inizio della sua instaurazione, arriviamo quindi al 1970, ha disgregato la società siriana in base confessionale. Cioè, se prima del 1970, facciamo anche prima del 1963, dell'avvento del Baas, si parlava di una società siriana basata sul senso di cittadinanza, dopo l'arrivo al potere del Baas, ma in particolar modo dopo l'arrivo del potere di Assad nel 1970, la società siriana è stata divisa in una società religiosa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi un siriano si sente prima di tutto musulmano, si sente cristiano, si sente alawita, e queste differenze comunitarie c'erano già prima dell'inizio della rivoluzione. Se no non si spiega il fenomeno oggi del radicalismo nei giovani siriani che lo abbracciano. Quindi, giocando su questo, Assad ha detto agli alawiti: guardate che dall'altra parte ci sono i sunniti, avete visto quello che hanno fatto in Iraq, prima andranno dai cristiani, poi verranno da voi, perché voi siete eretici, perché voi siete sciiti. Ma non era chiaramente così. Il regime vive nel dividit et impera, come è sempre stato. Come è sempre stato. Sì, no, ci sono parecchi esempi, sicuramente, di questo, dello sfruttamento della religione, insomma, a fine politico, come arma di terrorismo, insomma, per quanto riguarda poi le varie popolazioni. Quindi, ma resta il fatto che ci sono anche esempi in cui poi materialmente si sono realizzate delle disgrazie, diciamo quasi disgregazioni di paesi, perché sono finiti in mano a gruppi politico-religiosi, per esempio la Somalia, e dei pericoli di correre anche il Mali, dove veramente sono il livello di libertà della popolazione civile, degli individui, degli esseri umani, insomma, anche riguardo anche rispetto ai diritti umani, sicuramente non è soddisfacente. Questo sono d'accordo, ma basta guardare il Libano, voglio dire. Il Libano è uno Stato che è diviso sulle confessioni, ma se andiamo a vedere i capi di queste confessioni, sto parlando di Walid Jumblatt, sto parlando anche dello stesso Nasrallah, Samir Jajela, queste persone qui, sono poteri di famiglie che gestiscono questa situazione che c'è, ad esempio, in Libano, di divisione della società per arricchirsi. Lo stesso avviene anche in Iraq, con i Maliki al potere, con i sunniti emarginati e con i curdi che fanno i loro interessi, ma non li fanno proprio i curdi, li fanno i loro capi, Barzai, ad esempio. Quindi è sempre viene sfruttata questa questione qua della religione. Però perché trova terreno fertile? Perché chiaramente Walid Jumblatt piuttosto che gli altri non è la religione a provocare le divisioni, ma sono sempre dissensi politici o la questione del business, il dio denaro. Allora perché attecchiscono? Attecchiscono perché ci sono delle società come quelle in Libano, come quelle in Siria, come quelle in Iraq, in Somalia, in questi paesi che sono profondamente diseducate, e quindi bisogna aiutare invece nell'opera di rieducazione a una cultura civile. Questa è la più grossa sfida che l'Unione Europea ha di fronte nel Mar Nostrum, in questo Mediterraneo, ma che non ha ancora capito. Non si può pensare che la società siriana, dopo 40 anni di dittatura, di cultura della paura, di tutto quello che c'è dietro, possa domani, il giorno dopo, che casca questo regime, non arriverà la democrazia in Siria. Ci vorranno 10 anni forse, ci vorrà ancora chissà quanti sacrifici, perché non è nella mentalità, e questo, la mentalità sociale della popolazione, la stessa popolazione siriana, certe, come possiamo dire, idee che invece qua in Occidente sono più presenti, ma che sono presenti anche in altri esempi di paesi arabi. Quindi è tutto un percorso in avanti che dobbiamo fare.
Così abbattiamo davvero l'orientalismo. Beh, l'orientalismo, tu intendi orientalismo, diciamo, i fenomeni integralisti, in quel senso, orientalismo. No, l'orientalismo intendo quello di Edward Said, quando diceva che l'Oriente è un paese mistificato, gli Ah. arabi sono da salvare prima da se stessi. Citava in questo suo bellissimo libro che consiglio anche ai nostri amici ascoltatori. Ho capito. Sì, l'idea, diciamo, che i popoli vanno salvati da loro stessi è un'idea, cioè, è chiaramente esprime una sorta ovviamente di altruismo, però io mi chiedo poi materialmente come si può salvare un popolo da se stesso, se non appunto con qualche forma di ingerenza. In questo caso le prospettive per la popolazione siriana veramente sarebbero state prospettive materiali di immediato cambiamento, che poi bisogna vedere appunto che tipo poi dopo di cambiamento possa essere. È quello che in qualche modo si è tentato anche nell'Iraq, cioè un'ingerenza militare, però è anche a corto respiro perché non si è previsto un qualche cosa dopo, cioè una continuità del potere, ovviamente cambiando le persone, una continuità in qualche modo dell'organizzazione e così via. Ecco, tu a questo punto, e sono parecchie volte, insomma, ormai che ci sentiamo, cosa ti augureresti? Pensi che ancora in qualche modo si può fare, potete fare da soli in qualche modo l'opposizione ad Assad? Oppure effettivamente l'ipotesi che prima, che era inizialmente, e poi dopo c'è rientrata di questo grande mobilitazione militare che poi Obama aveva paventato, poi insomma c'è stato un rientro, effettivamente magari potrebbe essere sanguinosa, ma effettivamente quella più efficace, oppure c'è una terza via? Io credo che all'inizio di tutto, 3 anni fa, avevamo un ventaglio di prospettive che potevamo seguire, ma lo dovevamo fare coerentemente. La comunità internazionale non ha seguito delle prospettive, ha aspettato, e quindi questo ventaglio di opzioni si è ridotto. Oggi ci sono poche opzioni. Allora, una può essere quella davvero di parlare con la Russia e con l'Iran, costringerle a lasciare il regime di Assad, perché se Iran e Russia lasciano il regime di Assad, il giorno dopo se ne va nel suo esilio dorato, perché non dura questo regime. Pensiamo solo ai soldi per finanziare una guerra a 3 anni, bombe, gli stipendi, dove li prende? Che è un paese che è sull'orlo del fallimento. Vuol dire che c'è un arrivo di soldi dall'estero. È questo. Poi, secondo, bisogna, secondo me, supportare finalmente davvero l'opposizione siriana, ma in tutti i sensi, le forze democratiche, quelle dell'esercito libero siriano, quelle che rappresentano davvero la genuinità di questa rivolta, e sono forze armate, non sono mai state supportate, e non supportandole si è lasciato il terreno libero ad Al-Qaeda. E allora è inutile trovarci dopo 3 anni qua a parlare di rispetti umani, perché l'esercito di Assad non li rispetta, non li rispetta Al-Qaeda. Chi può rispettarli è l'esercito libero siriano, la società civile, se viene supportata, sono le componenti democratiche che devono essere aiutate a trovare la loro rappresentanza interna al paese. Ma sino a quando noi crediamo, comunità occidentale, di portare a Montreux i siriani che stanno all'estero da 30 anni, che si ritrovano a Istanbul e formano una coalizione e non hanno nessun legame con l'interno, o non possono neanche imporre un cessate il fuoco se ci si arriva, perché nessuno li dà retta? Come pensiamo di risolvere questa situazione? Serve coerenza. Ho capito. Come avevo accennato, volevo anche avere da te un aggiornamento, perché lo facciamo sempre, mi sembra importante, sulla situazione dei profughi. Ecco, che ovviamente diventa sempre più in qualche modo esplosiva, anche perché i paesi limitrofi che li ospitano anche umanamente riescano a fare il possibile. Poi dopo ovviamente si tratta di incremento proprio di popolazione interno che diventa a volte anche insostenibile. Come sta andando? Ma in Libano il 25% della popolazione del Libano sono siriani. Allora immaginiamo un attimo, per un paese come il nostro, l'Italia, 60 milioni di abitanti, se dall'oggi al domani arrivassero qua, facciamo 10 milioni di siriani, come reagiremmo?
reagiremmo chiaramente male, perché già reagiamo male con 5.000 persone che arrivano, diciamo che è arrivata l'invasione, pensiamo al Libano, con le poche risorse che ha, ci sono 1 milione di siriani e ci sono delle tensioni sociali perché il Libano non ce la fa a sopportare. Allora, è quello che dico. I profughi, anche quelli che io ho incontrato qua a Milano, alla stazione centrale, o amici che li hanno incontrati a quella di Roma, ma com'è possibile che uno che scappa dalla Siria non gli si fa il visto? Questi vogliono andare in Svezia perché la Svezia è l'unico paese in Europa che accetta qualsiasi, in numero illimitato, di profughi siriani. Perché non fanno un corridoio umanitario in Unione Europea piuttosto che trovare una soluzione per farli uscire senza che attraversano con i barconi il mare. Questi sono interventi intelligenti, ma che non sono ancora stati fatti. Io ho incontrato, quando era a fine settembre, a Roma, a Montecitorio, il vice ministro degli esteri italiano, che mi ha detto: chi pensi che ha portato l'istanza in Unione Europea di fare il corridoio umanitario? Ebbene, sono passati mesi, è iniziato il nuovo anno, questo corridoio non si è mai visto per i profughi siriani. Continuano a fare solo chiacchiere. La gente muore, ma tanto chi se ne frega, sono siriani. No, beh, chi se ne frega, no, per carità. È che non so, ecco, il problema è a livello, diciamo, ufficiale. Forse sarebbe più possibile, come accade purtroppo dall'altra parte, una sorta di ingerenza sommersa e quindi, che ne so, delle armi, che arrivino, appunto alla resistenza, all'esercito, diciamo, di liberazione, più che un realistico, diciamo, una prospettiva di, come tu dici, convincere la Russia a lasciare, appunto, a non supportare più l'Iran nella Siria, il che bisognerebbe entrare in trattativa lì. Io sinceramente non so quanto possa essere realistico. Cioè, sappiamo poi anche come funziona l'ONU, questa sorta di piccolo direttorio che è il comitato che si riporta nella sua composizione ad equilibri ormai, a mio parere, obsoleti, che riguardano praticamente le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, insomma, e di fatto dettano legge, insomma, è così possiamo dire. Ma le armi non le manderanno mai all'opposizione siriana, sono passati 3 anni e non le hanno mai mandate, si lamentano perché poi non hanno da che difendersi contro né contro Assad né contro i fondamentalisti. Che cosa si vuole fare? Io mi ricordo, perché per me era qualcosa di inconcepibile, un articolo, non mi ricordo se sul Telegraph o su qualche altro giornale, dove si diceva che i servizi inglesi e americani avevano fornito all'esercito libero siriano delle stampanti e dei toner per le stampanti con dei computer portatili. Non ci si fa la guerra con queste cose, non ci si batte né Al-Qaeda né tantomeno il regime né con le stampanti né con i computer portatili. Allora hai ragione a dire che però l'ONU ha una struttura obsoleta per oggi, perché se nel Consiglio di sicurezza ci sono 2 membri su 5 che continuano a porre costantemente il voto su qualsiasi tipo di risoluzione, il veto su qualsiasi tipo di risoluzione contro il regime siriano, come fa l'ONU, la comunità internazionale, ad agire in difesa della popolazione siriana se all'interno stesso del Consiglio di sicurezza, che sono membri permanenti, ci sono 2 alleati del regime siriano? Allora qua bisogna ridiscutere su come si possono fare azioni che possano prevaricare invece questi veti incrociati che vengono messi, se no non andremo da nessuna parte, perché oggi tocca la Siria, domani chissà a chi potrebbe toccare. No, ma il discorso dei veti incrociati è una cosa che ci si porta avanti da quando, insomma, è stato costituito l'ONU, e sappiamo quanto abbiano influito, che poi sono, diciamo, si danno il cambio, secondo i propri interessi, e si paralizza tutto. Ecco perché dico che passare, appunto, attraverso una mobilitazione, tra virgolette, ufficiale, secondo il diritto internazionale, secondo le giurisdizioni internazionali e così via. Stante così le cose, mi sembra un po' utopistico, perché purtroppo, dico purtroppo, a mio parere, questa sorta di impostazione dell'ONU non mi sembra che venga in qualche modo messa in discussione, ed è una cosa sicuramente che si riporta a degli equilibri obsoleti, e quindi, insomma, tutto si dovrebbe passare per vie in qualche modo ufficiose, che però in qualche modo, anche lì, non essendo trasparenti, tra virgolette,
Per esempio, parlando di armi, tu parlavi appunto dell'esercito libero siriano, armi che dovrebbero essere fornite e in qualche modo poi queste armi si sa, magari quando si inviano non si sa poi a chi arrivano, che fine fanno, un po' come il discorso delle armi chimiche di Assad, chi le ha usate, come sono state usate, capisci qual è il problema? Ma chi le ha usate le armi chimiche di Assad è chiaro, visto che è lui che ha smantellato, dice di aver smantellato tutti i siti di stoccaggio delle armi chimiche, cosa che io non credo che li abbia smantellati tutti, anzi, visto che forniva lui, prima di tutto, la mappatura dei siti, e ci vuole poco a dire che sono 18 quando sono 30, e in più, visto che la comunità internazionale paga oltre 1 miliardo di dollari per lo smaltimento delle armi chimiche di Assad, io non vorrei che questo miliardo entra per lo smaltimento delle armi viene usato per comprare altre armi. Poi la questione della distribuzione delle armi, basta guardare la Libia, sono state distribuite a pioggia e oggi la Libia è uno stato con tante milizie. Allora, prima c'era un esercito libero siriano, irreggimentato, sotto controllo di alti ufficiali che era tutto sommato organizzato. Allora, dopo un tot di tempo che non sono arrivati i rifornimenti, che questo esercito ha iniziato a sfrangiarsi, è normale che oggi diventa difficile anche pensare di andare a distribuire armi, perché chiaramente non si sa poi a chi vanno. Il problema è che noi dobbiamo fare delle scelte oggi, consapevoli che queste scelte le andiamo a fare dopo 3 anni, dove non è stato fatto nulla. Allora, prima bisogna aiutare le forze democratiche siriane a riorganizzarsi bene, chiaramente poi agire come bisogna agire in questi casi. Bene, Shadi, io ti ringrazio di questo report che ci fai, che è sempre più in qualche modo drammatico e triste nell'ascoltarlo, perché purtroppo la vicenda non, almeno a breve, non vede, diciamo, una prospettiva di miglioramento. Speriamo che in qualche modo. Gianni, Dimmi. volevo consigliare però agli amici che ci vedranno questo libro qui. Sì. Questo libro di Paolo Dall'Oglio, Sì. Collera e Luce, un prete nella rivoluzione siriana. Padre Paolo, sequestrato in Siria da oramai 6 mesi, qui potete leggere chi era, cosa pensava e apprezzarlo. D'accordo, va bene Shadi, lo promuoveremo appena trasmetteremo appunto questa trasmissione che andrà registrata venerdì. Io ti ringrazio e ovviamente come sempre ti offro lo spazio su Libri TV per poter darci aggiornamenti quando ne avrai, se ci saranno degli incontri, un qualcosa anche, facci sapere per quanto riguarda l'esercito libero siriano, insomma un qualcosa che possa essere rilevante, importante. Per completare il quadro di informazioni su questa drammatica vicenda siriana. Va bene? Grazie. Grazie Grazie ancora davvero. a Shadi Amati.